Sotto la spinta del conflitto dilagante, divenne prioritario da parte dell'industria italiana recuperare in parte il terreno perduto. La costruzione su licenza dell'eccellente motore tedesco Daimler-Benz DB601 aveva dato vita nel 1941 alla seconda generazione di caccia, come Folgore e Reggiane 2001, primi velivoli realmente moderni della Regia Aeronautica. Questa esperienza fu ripetuta quasi un anno dopo con il potente DB605. Nacquero così i migliori intercettori italiani del conflitto, come il Macchi 205 Veltro, il Fiat G55 Centauro e il Reggiane 2005 Sagittario. Macchine che rappresentarono sul piano qualitativo una fortissima evoluzione rispetto agli standard della Regia Aeronautica, dotati di prestazioni comparabili con quelle della più sofisticata produzione contemporanea, alleata e avversaria. I tre modelli della cosiddetta serie 5 ebbero come principale limite quello di arrivare troppo tardi sulla scena del conflitto. Tra questi, il caccia Fiat G55 Centauro fu ritenuto nel complesso come il migliore e le sue caratteristiche si rivelarono del tutto nel corso del breve ma intenso impiego operativo, svolto quasi esclusivamente con le insegne dell'Aviazione della Repubblica Sociale Italiana. Negli accaniti combattimenti, svoltisi nell'ultimo anno di guerra d'Italia, questo robusto intercettore si scontrò ad armi pari con avversari di tutto rispetto, come il britannico Spitfire e gli americani P-51, P-47 e P-38. Il progetto del G-55 fu sviluppato da Giuseppe Gabrielli sulla base di uno studio della Direzione Generale Costruzioni del Ministero dell'Aeronautica, che prevedeva la realizzazione di un caccia intercettore ad alta quota, dotato di un'ala di notevole superficie e grande efficienza. Il prototipo, costruito nei primi mesi del 1942, volò il 30 aprile e venne seguito presto da altri due esemplari sperimentali. L'aereo era un monoplano ad ala bassa, monoposto interamente metallico e con carrello retrattile. Il propulsore era un Daimler-Benz DB605 da 1475 cavalli, che azionava un'elica tripala metallica a passo variabile. L'armamento consisteva in due mitragliatrici Breda Safat da 12,7 mm, sincronizzate per sparare attraverso l'elica, due cannoncini Mauser da 20 mm nelle ali e un terzo cannone con tiro attraverso il mozzo dell'elica. Le prove di valutazione furono contemporanee a quelle degli altri due caccia della serie 5 e si protrassero a lungo nella difficoltà di selezionare macchine molto simili e tutte ugualmente valide. Il progetto Fiat, comunque, si rivelò più moderno, meglio armato e più veloce al di sopra dei 7000 metri dei Macchi 205 e più robusto, anche se meno maneggevole e dotato di minori spunti velocistici, del Reggiane 2005. L'impiego operativo del Fiat G55 ebbe inizio nel giugno 1943 con la 353esima squadriglia, basata sull'aeroporto romano di Ciampino. Ma il reparto non ebbe modo di partecipare a combattimenti significativi. In tutto, la Regia Aeronautica ricevette prima del mese di settembre solo 13 esemplari di preserie. Dopo l'armistizio, invece, le linee di montaggio continuarono a completare macchine, che andarono tutte in carico ai reparti da caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, che ne ebbe 90 fino alla conclusione del conflitto. Proprio per l'Aeronautica Nazionale Repubblicana fu sviluppata nel 1944 una versione destinata al ruolo di aereo silurante, la G55S, che rimase però allo stadio di prototipo. Paradossalmente, questo aereo fu il primo Centauro in dotazione alla neonata aeronautica militare dopo la conclusione delle ostilità. Nel dopoguerra, comunque, la Fiat riprese la produzione utilizzando e modificando cellule già esistenti in diverse fasi di assemblaggio e anche macchine recuperate dalla ex Aeronautica Nazionale Repubblicana. Due furono le versioni realizzate, la G55A monoposto e la G55B biposto da addestramento.
Entrambe le versioni vennero adottate dall'aeronautica italiana, argentina, siriana ed egiziana. L'evoluzione finale del caccia di Gabrielli fu quella che nel 1948 dette vita al G-59, in pratica una versione ottenuta sostituendo il motore tedesco di DB-605 con l'inglese Rolls-Royce Merlin. L'ultima versione fu il G-59-4 del 1951. Il G-59 era in realtà un buon caccia, forse l'ultimo in assoluto con motore a pistoni, e volò fino alla soglia degli anni 60, dimostrando la bontà del progetto di Gabrielli. Italiano, 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 italiano